cresciuto a Oakland, ma è nato a... Il punto è che gira attorno al DedSec da un po' e tutti si fidano di lui. Ho pensato di metterlo alla prova. Alla difficoltà massima. Nessuno ha mai cancellato il suo profilo CTOS prima d'ora. Voglio vedere se è furbo, testardo o entrambi. L'ha già fatto prima. Il CTOS lo mostra come primo sospetto per i furti high-tech, quindi... È stato dentro. Lavori socialmente utili. Insufficienza di prove. C'è solo il CTOS e gli algoritmi predittivi. Ma se sei nel sistema... Resti nel sistema. Porca troia! Ce l'ha fatta! Ma non ha molto tempo prima che arrivino i rinforzi. Per entrare all'inferno. Ci saranno almeno 50 gradi lì dentro. Diamogli fiducia. Per me ce la fa. Sistema. È il primo nella storia. È come trovare il livello segreto delle mucche. Thank you.
Perché gli faccio così paura? Che stronzata! Oppure potrei... Lascerò aperta una backdoor nel sistema per poter rientrare quando voglio. Scusa, Bloom. Abbiamo una faccenda in sospeso. Sto andando via. Prendilo. Sì. Ethan è svenuto. C'è un intruso. Chiudete le uscite e mandate qualcuno a cercarlo. Sbagliamoci!
fermo dove sei. Lo prenderanno, aiutalo. E ora dove cazzo vado? Tosh! Ok, ok. Fanculo, Bloom! Nel 2013 Chicago divenne il prototipo delle Smart City grazie al CityOS, un sistema operativo cittadino che coordinava dati di polizia, sicurezza e trasporti pubblici. Con qualche centinaio di righe di codice, gli hacker sono riusciti a entrare nei server principali e a disattivare la rete. Molti hanno pensato che l'attacco avesse fermato l'idea di Smart City, ma non è così. Coordinato dal cuore della Silicon Valley, il CityOS 2.0 è stato implementato in tutti gli Stati Uniti, inaugurando l'Internet delle cose, 6,4 miliardi di dispositivi collegati che servono da punti di raccolta dati, mappatura e registrazione dei movimenti, creando un sistema più sicuro ma più invasivo. Ma chi altro ci ascolta? Il Grande Fratello non lavora da solo. Migliaia di piccoli fratellini controllano i vostri spostamenti, costruendo un vostro profilo digitale completo da comprare, vendere o rubare in un istante. I giocattoli studiano i bambini informando i produttori dei loro gusti. Applicazioni, console e sistemi di sicurezza offrono alle aziende una finestra sulla vostra vita privata. Chiunque può controllare in remoto la vostra auto o il vostro cellulare in qualsiasi momento. Forse vi credete immuni o sottovalutate il pericolo, ma la vostra impronta digitale è alla portata di chiunque. Le compagnie assicurative usano algoritmi per prevedere le vostre abitudini. Quelle sanitarie prevedono se un cancro può essere curato a basso costo. I motori di ricerca e i newsfeed infangano i candidati per influenzare il vostro voto e pianificano rivolte sociali. Ormai avete meno valore dei dati che producete. Questa è la nuova realtà. Nascondersi non è più possibile. Con la crescente minaccia alla libertà personale, in molti si sono fatti avanti. Informatori, attivisti e hacker sono scesi in campo per vigilare su quello che succede. Ma sono anche loro una minaccia o sono gli ultimi paladini della nostra libertà? Sono gli ultimi paladini della nostra libertà. Quindi? Sono dentro. Benvenuto nel DedSec. Oh! Io sono Sitara. Questo tenerone qui è Josh, meglio noto come Hot Sauce. No, tu sei Hot Sauce! Ehi, lacca la confraternita, roba seria. Grazie. Quello strano è Branch. Le esigenze di molti. E questo Casanova è Orazio. Come va, fratello? Bene, fra. Bella crew. Ci avete messo una cifra a venirmi a prendere, eh? Avete visto le stronzate della Bloom? Il CityOS non regola solo le infrastrutture. Quell'affare raccoglie un sacco di informazioni personali. Giuro, è da cagarsi addosso. Già. Sono il Grande Fratello e il Piccolo, uniti in una cosa sola. Eh? Vede tutto ciò che fai e fa la spia. Grazie, Josh. Come la sistemiamo? Martelli e fiamme. No, martelli in fiamme. Oh. Ehi, quel posto è così pieno di dati che possono rifiutare la vostra domanda ancora prima che l'abbiate inoltrata. Congratulazioni, sei stato pre-rifiutato dalla nostra carta di credito. La casa o l'assicurazione, cazzo. E quella non è neanche l'ipotesi peggiore. Tutti quei dati nelle mani del governo. Possono arrestarti prima ancora che tu muova un dito. Già, mi è successo. E ora so anche perché. Sapete che c'è? Col cazzo! Che si fottano! Siamo hacker! Siamo più furbi, più coraggiosi! Io dico che è il momento di buttare tutto all'aria! Mostriamo al mondo cosa... cosa vuole fare la Bloom! Diciamo a tutti che i loro dati personali... vengono usati per rubarci la libertà, cazzo. Cazzo. Ho installato una backdoor, dobbiamo solo passarci attraverso. Ehi, aspetta. Che cosa?
Ha installato una backdoor, dobbiamo solo attraversarla. Bingo! Ehi! Sai che ore sono? Oh, sì, certo! Faccio io. È un po' tardi per fare jogging, no? Ehi, mica starei scappando dalla polizia. E se fossi io? Ehi, ma tu... Ma io ti conosco. Buon divertimento. Stronzo. Spia questo, bastardo! Fanculo, Bloom. Adesso vado e mi diverto una cifra. Pronto? Di chi è sto telefono? È il tuo nuovo telefono. E dov'è il mio? Nell'oceano. Ce l'hai tirato tu, credo. Non ricordo, ero fuori come un balcone. Senti, vediamoci all'hackerspazio. Dov'è? Guarda le foto e lo capirai. Ok, forza. Vedi di alzarti, forza. E di chi è questa casa? Cosa che ne... Ero ubriaco, eh? Ubriaco marcio. Mettiti addosso qualcosa e ti dirò dove andare. Oh, dovrei tenere il cellulare pronto oggi. Perciò vai sullo store e scarica quello che devi prima di venire qui. Merda, ho subito la camminata della vergogna. Wow! Ah, no! Credevo fossimo al sicuro da cose simili.
fila più di un'ora? Dici sul serio? 99 minuti e 58 dollari dopo è arrivato il cibo. Ok, fammi capire. In fila davanti a un furgoncino. Un chiosco del cazzo? Sì, era un furgone con una cucina. E a un certo punto hai pensato, cazzo, ci sono cascate. Ieri notte è stato... Tranquillo, noi... Chi lo manda? Che diavolo... Cristo santo. Che cazzata! Di piantarti. Oh. Ehi! Non vai da nessuna parte. Tutto inutile. Ehi, tu! Levati dai coglioni. Sacco di letali. 911. Chiari l'emergenza, prego. Non voglio arrabbiare. Centrale, c'è un civile a terra. Il sospetto cerca di scappare in un veicolo. Abbiamo la sua posizione. La polizia è in arrivo. Centrale, abbiamo perso il sospetto. Cerchiamo ancora. Centrale, siamo sul posto e cerchiamo il sospetto ritrovato. Lo seguiamo. Centrale, lo inseguiamo.
Lasciatelo! Non c'è traccia del sospetto. Cerchiamo ancora. Quanti anni ha? 17. Non ha un posto dove stare, l'abbiamo preso da noi. Chi mi ha mandato questa stronzata? Una foto non guasta mai. Si merita una foto. Ciao! Senti, vedo proprio... Da ho smesso di comprare giochi in Early Access. Cosa? Ogni volta è la stessa... I Hunter li ho conosciuti dopo un mese e hanno passato tutta la cena con le loro guardie, eccetera. Ma mi hanno riempita di volantini. I Hunter non ha fatto niente per fermarli, ma sapeva che era disagio.
capito nulla, né prima, né durante, né dopo. Dopo una settimana l'ho mollato. Erano i suoi genitori, ma avrebbe dovuto darmi una mano, se teneva a me. Sì, ho deciso. Mi trasferisco a Oakland. Non mi piace più stare in terra. Tutta questa ipocrisia borghese è la mano. La storia dei ricchi ha trovato un punto di incontro con lui. Ho visto i biografi farsi le spade fuori da un'azienda e te l'hai capito. Le danno i cavalli, la carrozza, le scarpette di cristallo, ma tutto svanisce a mezzanotte, giusto? E poi torna tutto a essere zucca, topi, eccetera. Però le scarpette di cristallo rimangono. Perché? E perché il principe ha bisogno di quelle per riconoscerla? Senti, non è fisionomista. Per lui è una favola stupida. Mia madre è di colore di e da nulla a cena e tutto lì il fatto che hai iniziato a mangiare biscotti alla marijuana. La chiamo tutte le domeniche, chiedo se c'è qualcosa di nuovo e lei ogni volta mi risponde che non c'è nulla di interessante. Mi piacerebbe rimanere aggiornato, no? Comunque a fine serata ci stavamo già scambiando. A quanto pare da ubriaca mi metto a citare Shakespeare. Se non te ne fossi andata prima, brutta famiglia, mi avresti sentito recitare delle battute dal batte. Probabilmente David si è incazzato con me, visto che voleva andarsene, e gli ho detto che avrei smesso di bere domani e poi domani e poi domani. E che la vita non è un ombra che cammina. In Italia l'educazione degli ultimi 30-40 anni hanno cresciuto un elettorato che spava per il primo razzista, ignorante e pezzo di me. Pensavano di poterci controllare, ma ora hanno creato un mostro. Ok, Sitara, ma dove sei? Ti mando la posizione e il codice per la porta. Questo è davvero troppo. Che scherzo da fare. Corri a piangere. Ora basta. Ci segnala ad un sospetto della vostra zona.
sospetto è sparito, ma non ci arrendiamo. Centrale, abbiamo civili a terra! Centrale, ora controlliamo meglio e vediamo se è qui. Controlleremo a nord della vostra posizione. Puedo creer. Mejor me voy. Sí, certo. No quiero estas porquerías. No, Nora. ¿Me está escuchando? Tiene a fare dei versi. Non so se sei felice, arrabbiato, triste o annoiato. Dici solo, è bella. Non è comunicare. Come facciamo a migliorare il nostro rapporto se non comunichiamo? E voi alla casa. Così è troppo. Cosa succede? Accidenti, scusami. Ehi, siete dappertutto, cazzo. E adesso? Ehi, ricordatelo quando ti farai mettere i denti nuovi. È stata solo colpa tua. Mi incazzo davvero. Non vale il mio tempo.
i miei soldi? Tutto qui. Oddio. Porca troia, ma dai. Madre di Dios, che cazzo c'è? Come... Era ora. Josh e io ne abbiamo parlato. E dato che da un sacco che vogliamo metterlo in culo alla Bloom... Allora, servono due cose per distruggere la Bloom. Convincere la gente che hai ragione e che non sei solo un troll. E un sacco di bot per gestire i dati elaborati dal sito OS. Grazie, Josh. Abbiamo passato la notte a modificare la tua app, così i tuoi follower la scaricano e noi possiamo usare i loro processori. Ma è tutto vero, facciamo sul serio. Certo che facciamo sul serio, svegliati. Esatto! I barbari sono alle porte, pronti a far saltare un po' di teste romane. Ci concentreremo su alcune operazioni d'alto profilo, perché se la gente vede e ride, poi si scarica la nostra app. Giusto. Tranquillo, inizieremo con una cosa divertente. Marcus! Eccoti qui, vivo e vegeto. Non ci contavo dopo il tuo giretto. Vieni qui, devo mostrarti una cosa. Ammira, la nostra app di ricerca open source. Ecco, beh, tutti noi qui condividiamo i punti deboli che troviamo e incoraggiamo gli altri a condividere lavoro, ricerche, eccetera. Ok, ma che fa un'app di ricerca? Amplia le conoscenze? Ci rende irresistibili agli occhi di chi ci piace? Cosa? È un po' come conosco il Kung Fu, insomma. Se il Kung Fu fosse di moda e non facesse così 1999? Certo. Ammira le vette della tecnologia. Stampante 3D? Questa è la regina delle stampanti. Può produrre un intero arsenale di armi letali. Sul serio? Già, se sai usarla, voilà! L'hipster mercante di morte. Mi piace, ma non sono un hipster. Sì, se ne sei convinto tu. Ora prova a farci qualcosa, ma senza ucciderci. Chicago ha coordinato le operazioni. Tutti all'opera per lo stesso obiettivo. In giro si dice che il loro gruppo senza capi ora abbia un consiglio direttivo. Il consiglio dei Dave. Non so se sia vero o meno, ma qualcuno li sta dirigendo. Lo so perché li ho studiati nel dettaglio. Ho anche collaborato con loro. Provavo a emularli. Volevo scoprire i loro metodi e copiarli. Ma i membri del DedSec nella Bay Area non potrebbero essere più diversi fra loro. Nell'ampio spettro fra anarchico e attivista, noi occuperemo l'intera gamma. Ma c'è una cosa che ci unisce tutti quanti. Abbiamo un motivo per odiare il controllo, e nello specifico la Bloom e il CTOS. Ho coordinato le operazioni, ho mandato le persone nei posti giusti e con le attrezzature giuste. Ho osservato il quadro generale. Per come la vedo, ho acceso la miccia. È solo questione di tempo prima che la Bloom salti in aria. Il DedSec ha trovato Josh. Hazzas! Postava video anti-CTOS su Invite. Portava una maschera di plastica da Halloween addosso. Un teschio, ma uno di quelli da 4 soldi. Uno che lasciava vedere gli occhi.
funzionalità, quindi ha un modo particolare di esprimersi. Sitara l'ha trovato facilmente, ma non era affatto il tipo che credevamo. Quando si mette a scrivere codice, Josh lavora a un livello superiore a tutti noi. Abbiamo letto il suo profilo CTOS ed è venuto fuori letteralmente di tutto. Emotivamente instabile, fragile e persino mentalmente immaturo. Non è niente di tutto questo e ben presto è diventato l'anima del nostro gruppo. Per lui le cose sono solo bianche o nere, giuste o sbagliate, il che lo rende diverso e spesso buffo. Sappiamo che cosa gli ha fatto il CTOS. Escluso da terapie pubbliche. Niente soldi, nessun supporto. Noi lo aiuteremo a rimettere le cose a posto. Quando ho conosciuto Josh, aveva le idee giuste, ma un approccio sbagliato. Era un laser usato come un giocattolo invece che per bruciare. Se la Bloom ha in mente di rovinargli la vita, il nostro compito è quello di aiutarlo e scatenarlo contro di loro. Wrench. Cosa posso dire di lui? Dovrebbe andare da uno bravo. Vorrei poter dire che è un tipo dolce e sensibile sotto quella maschera. Ma penso che gran figlio di puttana si avvicini di più alla verità. Non so nemmeno chi lo abbia reclutato. Ha iniziato a farsi vedere all'hackerspazio e a costruire le sue armi di distruzione. All'inizio mi sembrava esagerato. Pensavo fosse un infiltrato dell'FBI. Ma nessun agente si lancerebbe in quel genere di azioni suicide. La mia idea è che a Wrench non importa di morire, ma venderà cara la pelle. In ogni caso, sono felice di avere Wrench con noi. Uno dei problemi del gruppo è la carenza di T e B. Tutto e subito. Ma Wrench è tutto T e B e ci va giù pesante quando serve. Non è un macellaio, però. Ho visto come scrive il codice e sa davvero. Forse per questo preferisce il DedSec alle gang di strada. A pensarci bene, me lo rimangio. Forse è in una gang di strada, chi lo sa. Ho una sola certezza su Wrench. Odia davvero la Bloom. La odia sul serio. Anche se non so perché. Di certo porta la maschera per via del riconoscimento facciale. Ma da chi si nasconde? Non ne parla. Beh, come ci si diverte qui? Cosa intendi? Io così mi diverto. Sì, ma fuori da qui? No. Ok, stammi bene, Josh. Voglio fare qualcosa per rimediare, ma mi domando cosa. Io dico che è l'uomo
giusto per il DedSec. Parliamo di Sitara. È alla guida del DedSec nella Bay Area. L'hacker spazio? L'ha pagato lei con dei soldi prestati. I poster del DedSec e i flyer sono opera di Sitara. È anche un asso a livello tecnico. Ha trovato una delle prime falle nel CTOS 2.0. Alcuni la chiamano signora presidente, ma io la vedo più come un capitano pirata. Può condurti al tesoro, ma se la fa incazzare ti fa puire il ponte con la lingua. Una volta si è confidata con me. Mi ha detto perché è così determinata. Viene da una famiglia ricca che vive a Calcutta in una specie di castello. L'hanno mandata nelle università migliori. Sì, plurale. Sperando che seguisse le loro orme. Ma lei si è rifiutata. Ha anche rifiutato i loro soldi. Tutto quello che possiede è stato sottratto a persone che non lo meritavano. Sitara ha visto i suoi genitori tramare, approfittarsi degli altri. Dice che questa storia non cambierà mai, perché la gente povera non crede davvero nel cambiamento. E dice che qui siamo nel cuore di tutto, che la Silicon Valley ci spinge verso il punto di non ritorno, sostituendo i singoli padroni con multinazionali inarrestabili. La Bloom è in cima alla sua lista dei cattivi, e per lei il CTOS 2.0 serve solo a colpire chi si ribella. È bello avere un altro fratello qui. Felice di essere qui, davvero. Siete tutti hacker? Beh, è un requisito minimo per entrare nell'hacker spazio. Ognuno è specialista in qualcosa. Prendi Josh là in fondo. Passa il tempo a costruire cose fuori di testa. Ora è alle prese con un drone da paura. E Branch? Anche lui se la cava. Ma è più bravo a smontare. E Sitara? È un artista e ne sa un sacco di grafica. Senza di lei, il DedSec se ne andrebbe in giro senza un volto o una voce. E tu, invece? Qual è il tuo superpotere? Coordinatore tattico. O mandriano di gatti, scegli tu. Porto il DedSec dove ha maggiore impatto. Conosci il Primate? Sono degli hacker stronzi e figli di puttana. Sì, mi sono già scontrato con loro. Non è stato piacevole. Questo è il mio Marcus. Contattami quando sei pronto per partire e ti dico tutto. C'è sempre qualcuno che dà la caccia al Primate. Il tuo aiuto gli farebbe comodo. È pazzesco, giusto? Questo posto è pazzesco. Prima tenevamo traccia dei newsfeed qui, ma ora è la bacheca dei follower. E ci dice se siamo di moda? No, si basa su dati certi. Sai, come quanta gente ha scaricato la nostra app, quanta potenza di calcolo abbiamo. Fico.
Ah, a proposito, sto mettendo l'app del DedSec sul tuo telefono proprio ora. Quando è pronta, aprila, clicca dove è indicato e poi vai al parco, così la proviamo. Molto bene. Ah, un'altra cosa. Ti metto un reminder nel telefono, così ti ricordi che cosa vogliamo. Cioè, la potenza di calcolo per fermare la Bloom. L'associazione religiosa New Dawn accusa il consigliere di Oakland Miranda Comey di diffamazione. In una recente intervista, il consigliere ha definito New Dawn una truffa con schema piramidale. L'associazione non sembra avere risposto solo per vie legali. Informazioni private sul consigliere sono state appena rese note attraverso la diffusione della cartella clinica relativa al suo cambiamento di sesso inviata anonimamente ai media. Un portavoce nega che New Dawn abbia avuto a che fare con la diffusione di tali informazioni e anzi ha accusato il consigliere Comey di voler... L'app è scaricata e sono al parco. Che devo fare? Ora profila le cose intorno a te, la gente, i cellulari. Vedi cosa riesci a ottenere.
Così potremo decidere le nostre prossime mosse e quali azioni fanno sì che la gente si interessi al DedSec. Più follower scaricano la nostra app, più informazioni avremo. È un circolo virtuoso. Oh, e cerca di trovare qualcosa che ci aiuti nelle nostre ricerche. Hipster mercante. Questa app è una miniera di dati. Di morte. Ok, ok, ho capito. E adesso? Sta a te ora. Puoi fare tutto quello che credi sia giusto. Aggiorniamo l'app del DedSec e in questo modo avremo più follower. I follower sono la nostra base. I follower sono computer e quindi più potenza di calcolo, il che significa compiere azioni più grosse. Le cazzate della New. Ehi, cos'è sta storia di Bobo Dix? Sai che Bobo sta lavorando a un nuovo album? Sì, l'ho sentito. Beh, non lo ascolterai. Quello stronzo di Jim Carcani ha pagato milioni per tenerselo tutto per sé. Che c'entra un CEO farmaceutico con un album rap? È un grande fan di Bobo. Probabilmente vuole appendere l'album al muro tipo un trofeo. Ci sta solo sventolando i suoi soldi in faccia. Sai se Bobo ha accettato? Non ha ancora annunciato nulla, ma lo farà. Sono un sacco di soldi. Forse c'è ancora tempo per intervenire. Tempo per cosa? Mai sentito parlare di Jim Carcani? È il pezzo di merda che è andato in TV a ridere per aver alzato il prezzo dei farmaci contro la leucemia. L'uomo più odiato d'America? Sì, perché lo chiedi? È un grandissimo fan di Bobo Dix. Deve aver saputo che Bobo è in città a incidere perché gli ha offerto milioni per avere il disco solo per sé. Che stupido. Bobo non accetterà mai. Quello vero no. Quindi dovremo passare per lui. Vado a fargli visita e a prendere in prestito qualche sua nuova canzone per darci un po' di credibilità. Come contattiamo Carcani? Dovete scorrere le interviste, i podcast, tutto. Trovatemi qualche frase utilizzabile. Dobbiamo fare un collage. Mi piace! Sì, wow! Non guardatelo senza di me! Ci vediamo nell'hackerspazio. Sto arrivando. Sulla strada! Wow! Ehi! Aiuto, così!
sei fuori, idiota! Dopo una breve pausa, intervisteremo un ex artista di strada. Sweet T, così è noto nell'ambiente, è qui per promuovere un libro sulle sue opere e una nuova linea di moda che comprende magliette, cappellini e gioielli. Roba da urlo! Diavolo! Thank you.
abbiamo una rete di computer che ci rende più forti. Stiamo creando un nostro cloud gigante. Ma la gente firma un contratto? Affido al DedSec il mio processore? Siamo chiari. Sanno prima di installare l'app che utilizzeremo la loro potenza di calcolo. Ma non tocchiamo i dati personali. Si fidano molto. La Silicon Valley ucciderebbe per entrare in quei PC. La raccolta di dati privati è alla base del loro successo. Ma noi non rubiamo quei dati, amico. Per questo la gente si unisce a noi. Per alzare la voce contro i tecnocrati. New Dawn ha denunciato per diffamazione il consigliere comunale di Oakland, Miranda Comey. In un'intervista, il consigliere ha definito l'organizzazione... Ho una canzone di Bobo che nessuno ha mai sentito. Come procede il collage? Yo, sono Bobo Takes, zio! Perfetto! Allora, come contattiamo Carcani? Entro nella sua villa. Voglio vederlo in faccia mentre lo freghiamo. Parte lo scherzo al Pharmaclown. Se lo merita lo stronzo.
Pronto? Bella. Bella, chi parla? Ehi, zio, sono Popo Dex. Porca troia. Sono un tuo fan, mi chiami per la mia offerta? Sì, ho scritto dei pezzi da paura. Davvero? Fantastico! Già? Che mi fai sentire? Vita e morte, triste sorte, rompicazzo dappertutto. Sono facciola di brutto, non sei l'eroe di questa storia. Non è per te tutta la gloria. Vai a quel paese, di che ti manda Bobo. Merda, da panico, è il tuo capolavoro. Ma c'è di che? È un'esclusiva, vero? Solo per me, non la dai a nessuno. Già? Come vuoi il pagamento? Ehi, ce l'hai i soldi, sì? Certo. Dimmi come vuoi che te le dia. Io, guarda. Ah, ecco. È il tuo conto? Già. Invio e confermo. Tutto fatto. Sono carico a molla, zio. Per me è un sogno. Ehi, zio, sono Bobo Dex. Che? Dicono che Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Ma lui si è fatto a immagine di Bobo. Ma di cosa parli? Ehi, zio, sono Bobo Dex. No. No. No, 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 no. Oh, ma che cazzo? No. Cosa? Andiamo, che mi state facendo? Perché a me, dai? Non sono cattivo. Sono solo affari. Devo pensare agli azionisti. Ehi, ragazzi, ha appena donato 20 milioni alla ricerca sulla leucemia. Ehi, ce l'hai i soldi, sì? Ehi, chi è stato?
chiediamo la strada a qualcuno. No, devi solo stare zitta a 5 minuti, ok? Qui dentro c'è la mappa. Sono contro psicologia, medicina, evoluzionismo. Ma contro materie che sono oggetto di studio da secoli. E la New Dawn esiste da 20 anni, forse. Come possono sapere la verità? Dobbiamo andare avanti. E adesso? Ho capito, va bene. Ha più fiducia nell'umanità di me. Avanti. E adesso? E allora? Devo farmi trattare male da tutti? Devo far... Fanculo! Non voglio morire! Ehi! Fatemi passare! Di rubare delle info al Primate. Che cos'hai da offrirmi? C'è uno dei loro lacchè dalle tue parti. Hackeralo per scoprire qualcosa, ma non farti beccare. Lo sai com'è il Primate. Per dirmi che manca il latte. Non è fantastico? Gesù,
No, non dirmelo. Smettila di preoccuparti. Digli quello che ti ho detto dei quartieri. I piccoli proprietari sono... Bene. Squadra, c'è un possibile sospetto o sospetti vicino alla vostra posizione.
tenemos un pendejo por... Oh. Andate a vedere. Ragazzi, questo stronzo non vuole proprio morire. Cosa ti serve? Siendo un imbécil.